Buongiorno a tutti. Più tardi uscirà un video speciale sul tumore al seno. Come ho detto e come dirò più tardi nella mia presentazione, oggi in Italia una donna su otto purtroppo ha questo problema. Si sa che il tumore al seno è più diffuso tra le donne di ceto sociale e cultura elevata che diciamo tra quelle dei ceti più bassi, non si sa per quale motivo. Il motivo è molto semplice, ve lo spiego io. Da uno studio che è stato condotto universitario, è stato riscontrato che le donne che hanno più figli e che allattano per più tempo hanno meno possibilità di sviluppare il tumore al seno, perché sembra che l'allattamento prolungato dei figli sia un fattore protettivo. Quindi, se una donna si sposa a 20 anni e ha due o tre figli, è più protetta dal tumore al seno rispetto a una donna che si sposa più tardi e ha un figlio dopo i 35 anni. L'allattamento è protettivo in ogni caso. Ora, premesso questo, diciamo che ormai il tumore al seno è diventato una malattia comune. È uno dei tumori più diffusi, seguito soltanto dal cancro dell'utero, del collo dell'utero, anche del corpo dell'utero, ovvero cancro dell'endometrio. Quindi sentirsi dire o scoprire di avere un tumore al seno non è una cosa così rara. Ogni donna può capitare. L'incidenza aumenta in particolare dopo i 40 anni, sia per un fattore di età, ovvero perché le cellule del seno invecchiano, sia per fattori ambientali, anche lo stress può influire, anche una dieta sbagliata, troppo ricca di carni rosse e povera di frutta e verdura. Quindi a molte donne può capitare nel corso della loro vita, durante i controlli, perché una donna dopo i 40 anni, in particolare dopo i 45 anni, per legge può effettuare, anzi deve effettuare una mammografia gratuita ogni 2 anni, che è un controllo del seno che tende a evidenziare tumori in stadio precoce. I tumori in stadio precoce sono spesso identificati da microcalcificazioni, che sono il segno del tumore iniziale. Quindi a molte donne può capitare. Alcuni tumori, tra l'altro il 15-20%, specialmente nelle donne più giovani, sotto i 45 anni o anche dai 45 ai 50, quindi sotto i 50 anni, non sono individuabili con la mammografia e si passa quindi all'ecografia o alla risonanza magnetica, che servono a studiare il seno denso. Quindi molte donne durante i loro controlli possono scoprire di avere queste microcalcificazioni, oppure anche durante semplicemente una visita effettuata dal senologo si può scoprire un nodulo sospetto. Se il sospetto è forte alla semplice visita, il senologo può prescrivere già direttamente la biopsia. È raro, ma può capitare, anche quando vi sono esami negativi. Quando una donna scopre di avere un tumore al seno, entro 20-30 giorni di solito si effettua l'operazione. Se vi è un forte sospetto di tumore, perché la certezza si può avere solo con l'esame istologico, se vi è un forte sospetto di tumore si passa subito alla biopsia scissionale allargata, ovvero significa che dà la certezza assoluta asportare il nodulo con 1 cm, 2 cm di tessuto circostante, quindi quasi una mini quadrantectomia che toglie il nodulo e impedisce che rispunti, quindi già è una bonifica locale. A volte, se il sospetto è forte, si associa anche l'asportazione del cosiddetto linfonodo sentinella, ovvero il linfonodo perché nel seno le metastasi di solito vanno nei linfonodi ascellari, che potrebbe essere sede di metastasi. Se il linfonodo non è diciamo sede di metastasi, ci si ferma là. Ma se il risultato dell'esame istologico è positivo, ovvero se si conferma che è un tumore, specialmente un tumore invasivo, perché nei tumori in situ che non danno metastasi, ci si limita all'intervento, a volte si fanno 30 sedute di radioterapia successiva. Se invece si scopre che è un tumore invasivo, là sorge il problema, perché anche nei tumori ai primi stadi, specialmente se non possono essere sottoposti a terapia ormonale, spesso, sempre più spesso oggi, nonostante i medici dicano no, si prescrive la chemioterapia. La chemioterapia, quando una donna se lo sente dire, beh,
là le cose diventano bruttine perché una donna comincia ad avere paura. Ripeto, io personalmente non ho mai fatto questa esperienza, ma una mia amica l'ha fatta. Ovvero, questa mia amica aveva un nodulo al seno che pensavano fosse benigno. Ha fatto il famoso intervento di biopsia scissionale allargata perché al medico era sorto un sospetto, però sempre convinto che fosse una lesione precancerosa o un tumore in situ. Quando l'ha tolto, si è accorta invece, si sono accorti che era un tumore invasivo maligno. Ha dovuto fare mastectomia radicale e poi chemioterapia, 6 cicli. Le sono caduti tutti i capelli, la chemioterapia e i suoi effetti collaterali, che oggi sono più contenuti grazie a dei farmaci, ma è sempre qualcosa di brutto perché. Si effettuano di solito una seduta ogni 20-30 giorni e poi un periodo di 20 giorni di riposo, perché come ho detto nel video di ieri, sono farmaci molto potenti. Come effetti collaterali possono dare caduta dei capelli, questo quasi sempre, soprattutto diciamo nello schema più usato nei tumori del seno, che è il CMF, ciclofosfamide, metotrexato e fluorouracile, che sono dei farmaci che inibiscono le cellule sanguigne e quindi provocano anche anemia, depressione fisica, stanchezza. La nausea e il vomito sono effetti comuni di tutti i tipi di chemioterapia, è raro non averli. Quindi diciamo che affrontare questi effetti collaterali spesso richiede il sostegno dei familiari. Non si esaurisce quindi tutto con l'intervento chirurgico, ma a volte è necessaria per evitare, soprattutto se si parla di tumore invasivo, perché nel tumore in situ non è mai indicata. Se invece si parla di tumore invasivo, serve per evitare le metastasi, che le metastasi, se diffuse, possono portare anche alla morte. Quindi, in poche parole, la chemioterapia spesso è necessaria e queste donne, quando se lo sentono dire, giustamente gli casca il mondo addosso, perché non è come fare la chemioterapia, non è come prendere un'aspirina o prendere un farmaco, un gastroprotettore o un altro tipo di farmaco, è qualcosa di molto più pesante. Cadono i capelli, quindi le donne che effettuano questo tipo di terapia spesso o indossano parrucche o si tagliano i capelli cortissimi o indossano turbanti tipo questi in testa per coprire appunto per coprire la caduta dei capelli. Tutti questi effetti collaterali, comunque, la maggior parte sono transitori. Ovvero hanno una durata breve, quindi effetti collaterali a lungo termine, anche se a volte possono persistere anche per 1 anno, 2 anni dopo che è finita la chemio, perché ripeto, sono farmaci potenti, anche se alcuni effetti collaterali possono perdurare, sono comunque sempre transitori, cioè non dureranno per il resto della vita e aumentano la sopravvivenza. Quindi la sopravvivenza, la possibilità di recidiva, che il tumore si ripresenti. Quindi a tutte le donne che quando affrontano questa cosa, io diciamo, secondo me passeranno dei bruttissimi momenti, sarà come se gli cascasse il mondo addosso, per la famiglia deve essere una cosa terribile, ma sono cose che si devono affrontare. Ripeto, io non ho mai avuto questa esperienza di tumori maligni al seno. Diversi anni fa, nel 2017, avevo scoperto un nodulo, me lo aveva scoperto un chirurgo, però non era, mi ha fatto fare subito a 20-30 giorni la biopsia scissionale allargata, anche se avevo esami negativi perché avevo un sospetto, ma non era un tumore maligno. È risultata infatti poi iperplasia atipica. Iperplasia atipica è una lesione precancerosa che però è ancora benigna e che non richiede nient'altro. Mi hanno prescritto il Rovigon, vitamina A ed è finito tutto là. Neanche radioterapia né niente perché nell'iperplasia atipica non è prescritta. Ma ripeto, riesco a capire le donne che devono affrontare questa situazione.
Quindi a tutte le donne che per ora si trovano in questa situazione dico pregate, alcune sono atee, è vero, non si può convincere una persona che non crede a credere, però in questo caso la fede è come un'altra medicina che può aiutare. E quindi più tardi farò un video dove racconterò magari anche le storie di alcune donne che hanno avuto questa esperienza e spiegherò meglio i vari cicli di chemioterapia perché non sono tutti uguali. Il CMF, ciclofosfamide, metotrexato e fluorouracilo, era quello più leggero, usato una volta. Ora sì, è passati a farmaci più potenti, come quelli che ha fatto la mia amica, le antracicline, che però a dosi cumulative possono avere effetti collaterali sul cuore, ma infatti ci si ferma prima che raggiungano l'effetto cumulativo. Quindi farò un video su questo a tutte le donne che per ora affrontano questo. Fatevi coraggio, io non vi posso capire, vi posso capire fino a un certo punto, ma affidatevi a Dio perché Dio vi aiuterà.